Salve a tutti, sono qui per la rubrica Scandicci secondo me. Oggi avevo intenzione di parlare della situazione delle librerie a Scandicci. E le librerie in questi ultimi periodi hanno avuto grosse difficoltà in tutta Italia, non solo nel nostro territorio, ma se pensiamo bene. Con l'avvento anche delle vendite online e in parte anche con gli ebook, i libri digitali, c'è stato un grosso, negli ultimi anni c'è stato un grosso calo di vendite nella classica libreria cartacea. Ripensando al passato, soprattutto a Firenze, c'erano numerosissime librerie e moltissime case editrici. Anzi, Firenze per buona parte del Novecento è stato uno dei salotti letterari più famosi d'Italia e quindi la cultura del libro è stata sempre una cultura molto forte nella città fiorentina, ma anche nelle periferie, appunto a Scandicci. Scandicci in questo momento ha soltanto una grande libreria che appunto conoscerete tutti, è il Centro Libro di Scandicci, che è appunto in Piazza della Resistenza. Poi il mercato editoriale si è spostato molto ultimamente anche nelle vendite in edicola. Molti libri sono fatti in edizioni economiche e di conseguenza hanno una vendita parallela alla libreria, appunto nelle cartolibrerie, nelle edicole, nelle rivendite di giornali e riviste. In parte questo mercato è stato assorbito anche dai supermercati e dagli ipermercati, che hanno comunque un settore, solitamente un settore dedicato proprio ai libri, anche se a parer mio il gusto di acquistare un libro proprio all'interno di una libreria è tutt'altra cosa, insomma, girare fra gli scaffali, sentire l'odore della carta stampata, insomma, per un amante di libri sicuramente e per il mio mestiere di scrittore sicuramente sono delle emozioni molto forti. Ai tempi di oggi, purtroppo, con questo mercato si considera che una libreria deve avere un bacino d'utenza di circa 80 100.000 abitanti, pertanto Scandicci è una grande libreria che comunque prende anche parte del mercato della zona di Signa, la Strassigna e limitrofe, dove non ci sono librerie di questa portata. Di conseguenza è un percorso che purtroppo si è verificato in maniera naturale, in quanto appunto il libro ha preso altre strade, anche se il libro digitale, l'ebook, non ha ancora un mercato molto forte, anche perché, come succede per i film, esiste tantissima pirateria digitale, pertanto il libro di conseguenza spesso non viene venduto tramite i canali ufficiali, ma scaricato in maniera illecita e illegale. Pertanto, purtroppo, il futuro delle librerie è questo. È quello di essere sempre più professionali in modo da riuscire a consigliare gli acquirenti con la sapienza che fanno appunto anche i librai di Centro Libro, che sono molto bravi, e comunque delle grandi librerie del centro che sono rimaste, e che purtroppo però sono sempre molto meno anche a Firenze. Quindi, insomma, purtroppo sarà così, un mercato che si è spostato, poi se si considera che in Italia i lettori sono ancora una parte non molto grande rispetto alla popolazione e inoltre i giovani tendenzialmente usano più strumenti digitali che cartacei, si pensa che appunto il libro purtroppo ha una distribuzione, una vendita sempre più limitata. Speriamo che in futuro si ricominci ad assaporare veramente il piacere di leggere un libro
anche davanti a un camino o in una serata invernale o su una spiaggia, un libro alla vecchia maniera. Speriamo davvero. Un saluto a tutti e buona giornata.